apriamo il settimo appuntamento di Expo Energia è perché questa iniziativa ormai può considerarsi aver attecchito sul territorio. Ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Trento che ci porterà il suo contributo dal punto di vista di una regione, di una provincia che eccelle, sono eccellenti punti di eccellenza proprio nel settore del rispetto dell'ambiente. Ringrazio il Presidente Menotti, con il quale abbiamo frequentazioni continue, e un ringraziamento particolare all'assessore Bianco e al Presidente Oliverio, al quale dico benvenuto a Rende per questa iniziativa. La città di Rende ospita l'Expo Energia, una manifestazione sul risparmio energetico in una città che sta lavorando molto in questo senso. Sì, si rinnova un appuntamento ormai da tanti anni, è un appuntamento che dimostra la vitalità di un mondo imprenditoriale che ruota intorno a quest'area industriale, dimostra la vitalità anche della ricerca, perché ci sono molti progetti che sono collegati con l'attività dell'università, e dimostra anche la vitalità di questo territorio che asseconda queste esperienze, sapendo che anche il comune deve fare la propria parte. Noi abbiamo in corso e in cantiere tutta una serie di iniziative che riguardano appunto il risparmio energetico, la cura dell'ambiente. Io credo che Rende possa essere anche un po' simbolo della cura dell'ambiente anche per lo sviluppo edilizio, perché l'ambiente si tutela anche con uno sviluppo edilizio ordinato. Ma la cosa che mi è più piaciuta è la presenza di tanti giovani, perché credo che quello dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, anche dell'uso delle energie rinnovabili sia soprattutto un fatto culturale, e mi fa molto piacere vedere tanti giovani interessati, sensibili, perché questo significa che è attecchita una cultura di rispetto dell'ambiente, di uso del territorio e del mondo, della terra, più coerente con la conservazione, perché noi abbiamo consumato troppo territorio, abbiamo consumato molto, adesso dobbiamo necessariamente apprestarci a ridurre il livello di consumi, soprattutto attraverso un uso corretto del mondo e dell'ambiente. Calabria Expo Energia giunge alla settima edizione. Quali sono le novità e i numeri di questa manifestazione? Intanto è un bel traguardo, grazie alla collaborazione di tutti i nostri partner, provincia di Cosenza, soprattutto Comune di Rende, che è sempre vicino alla nostra organizzazione, e ai tantissimi espositori che hanno aderito. Le novità sono le ultime tecnologie, chi è venuto in fiera l'ha già visto, ci sono il termodinamico, ci sono le ultime tecnologie sul fotovoltaico, c'è la domotica, e ci sono tantissime novità che derivano dalle ultime innovazioni tecnologiche. Nel campo energetico si fa tanta innovazione, è un settore che nonostante la grande crisi consente di ottenere buoni risultati sia in termini di volume d'affari, sia in termini di produzione di energia, sia in termini soprattutto di posti di lavoro, per cui è un settore sul quale bisogna investire. Noi stiamo dando anche questo messaggio, non solo portando in fiera espositori di alto livello sia calabresi che di altre regioni d'Italia, ma anche lanciando questo messaggio che verrà enfatizzato durante la fase congressuale. L'energia è importante culturalmente e dal punto di vista dell'attività che la possono riguardare. Un esempio tra tutti è la green mobility. In un futuro non lontano tutti quanti ci muoveremo con i nuovi mezzi elettrici. In fiera ogni visitatore potrà fare la prova di guida di auto elettriche, moto elettriche e bici elettriche. È anche un fatto di cultura, non a caso ci sono anche le scuole presenti in fiera.